Presidente, oggi dibattito a Bruxelles con l'altro rappresentante Mogherini per la politica estera dell'Unione sul tema immigrazione e crisi dei rifugiati. Quali sono le richieste degli amministratori locali e regionali verso l'Unione Europea e verso i governi nazionali? Beh, le posso dire che come Veneto non possiamo accettare che due immigrati su tre non siano profughi, ma sono dei migranti economici. Bisogna fare chiarezza sia all'aiuto ai profughi veri, a coloro che scappano dalla morte e dalla fame, ma sicuramente non risposte a coloro che girano il mondo in cerca di fortuna. C'è un dibattito sul Bussoli che guarda tutta Europa, ma l'Italia in particolare. Qual è la posizione vostra come Regione Veneto e dei suoi colleghi? Ma guardi, di totale contrarietà, e anche perché ci rendiamo conto che le priorità del governo sono lo Ius Soli. E ci chiediamo come mai non ci si preoccupa ad esempio dei 6 milioni di cittadini che vivono al di sotto della soglia di povertà in Italia. Ci domandiamo per quale motivo per i nostri cittadini esiste la Fornero e per i parenti degli immigrati che vivono qui con il semplice ricongiungimento familiare possono avere un vitalizio anche se non hanno mai lavorato in Italia. Queste sono le domande da fare al governo. Evidentemente il governo si sta preparando ad una nuova classe di cittadini, Evidentemente il governo si prepara ad avere dei nuovi elettori e sicuramente se li sceglie per bene.